Inauguriamo questo appuntamento mensile con Frate Alberto Maggi, teologo e biblista, fondatore del Centro Studi Biblici Giovanni Vannucci di Montefano in provincia di Macerata. Appuntamento che si terrà sempre di lunedì e sempre alle 12:30 su Radio Amni. Allora, buongiorno Frate Alberto. Buona giornata, Luce. E cominciamo dall'attualità, insomma, Pasqua è passata da poco, Cristo è risorto. Risorgerà ogni giorno per noi? C'è il Vangelo di questa domenica e gli altri brani del Vangelo che sono di una grande garanzia, soprattutto in questo periodo in cui viviamo, leggevo proprio questi giorni, che sono aumentati in una misura incredibile il consumo di prodotti contro l'ansia, contro l'angoscia, i tranquillanti, eccetera. Allora, il Vangelo proprio ci dà sicurezza. Il Vangelo di questa domenica era Gesù che si presenta risorto e dona la pace, ma fa vedere anche i segni della passione nelle mani e nel costato. Cioè, di che cosa vi volete preoccupare? Quel mio gesto di dare la mia vita per voi non è stata un'azione isolata nella mia esistenza, ma continua per sempre. E gli altri Vangeli dicono che Gesù, una volta risuscitato, non è che è andato da qualche parte, è stato sempre con la comunità. Chiede soltanto alla comunità, per sperimentarlo, di mettersi in sintonia con la sua onda d'amore, e questo è possibile a tutti. Quindi è una resurrezione, insomma, che in qualche modo avviene tutti i giorni e noi possiamo contare su questa presenza. Frate Maggi, ecco, durante le festività pasquali il Papa si è rivolto in particolare agli anziani e agli ammalati, infatti sono stati soprattutto loro le vittime di questa pandemia. Dunque, noi non dobbiamo mai perdere la speranza. Se le cose stanno come lei ha appena detto, si può sempre avere fiducia e ricominciare. Gli anziani, e mi ci metto anch'io, hanno una marcia in più. Gli anziani sono quelli che hanno vissuto la guerra, quelli della mia generazione hanno vissuto il dopoguerra, la ricostruzione, ed è una generazione che è stata abituata a non lamentarsi, a non lagnarsi mai. Io ricordo da piccolo che se tornavo a casa e mi lamentavo con i miei genitori perché un compagno mi aveva picchiato e mi davano altre botte. Se dicevo che la maestra mi aveva sgridato, arrivavano botte. Quindi siamo stati abituati a non lamentarsi, a non lagnarci mai, ma a rimboccarci le maniche. Quindi la generazione degli anziani è più forte in questo senso. Ne ha passate tante, ha passato la guerra, gli anni della ricostruzione, per cui questo dell'epidemia si risolverà. Allora, l'esempio che dobbiamo trarre da loro è rimbocchiamoci le maniche e facciamo delle scelte intelligenti, specialmente nel campo della sanità, perché adesso è una tragedia, ma se la sanità fosse stata meglio organizzata e non smantellata come hanno fatto in maniera irresponsabile i governi degli anni passati, forse la situazione oggi poteva essere migliore. E a proposito di sanità, insomma, ne abbiamo sentite tantissime in questi giorni, a cominciare da chiese aperte, chiese chiuse. Ecco, voi a Montefano avete fatto una scelta molto chiara, avete chiuso per Pasqua e Pasquette e poi avete riaperto appena siete tornati in zona arancione. Insomma, perché questa scelta? Noi da sempre, quando siamo in zona rossa, chiudiamo la chiesa perché prima, il più importante, è la salute delle persone e poi verranno le celebrazioni. Adesso l'abbiamo riaperta, siamo ben felici, ma per tutto questo periodo di zona rossa la chiesa è stata chiusa. Ma non per questo non siamo stati vicino alle persone, anzi, abbiamo avuto occasione di esserlo ancora di più perché attraverso oggi una dei lati, diciamo, vantaggiosi di questa pandemia che avviene nell'epoca di internet. Allora, attraverso YouTube, la domenica, anziché celebrare la messa, leggevamo e commentavamo per circa 45 minuti il Vangelo ed era bello vedere intere famiglie riunite. Allora, mentre in chiesa, adesso con le norme Covid, più di 70-80 persone non potevamo avere, attraverso YouTube c'erano 700-800 persone collegate. E questi, insomma, sono i vantaggi delle nuove tecnologie che stiamo utilizzando peraltro anche noi. Ecco, lo stupidario comunque delle cose che abbiamo sentito in questo periodo è stato veramente immenso, dentro e fuori la Chiesa. Ecco, tra le cose che abbiamo sentito è che andare a messa preserva dal virus e che quindi, insomma, nostro Signore ci salverà se noi andiamo a messa. Insomma, è così.
L'ultima di questi giorni, che per chi ha fede Dio lo protegge e non c'è bisogno del vaccino. E addirittura che quando si riceve la comunione, che è il corpo di Cristo, ma ti pare che Cristo possa essere infetto? Quindi bisogna riceverla tranquillamente. Ecco, vanno ad aggiungersi ai tanti malati in ospedale. Questa non è fede. Questa è stupidità o fanatismo, e purtroppo anche tra i preti, anche tra il clero, ma abbiamo quello che passa il convento, di stupidità e di fanatismo ce n'è tante, fanno dei danni incalcolabili nelle persone. Insomma, detto da un frate che vive in convento, insomma, è un insegnamento che dobbiamo tenere ben presente. Ecco, io oggi però in particolare vorrei parlare con lei, frate Maggi, delle donne, ecco, perché è a loro che vorrei rivolgere in particolare il nostro messaggio. Ecco, cominciamo allora dalle donne al sepolcro. Lì abbiamo trovato solo figure femminili, non c'era traccia degli apostoli che se l'erano data a gambe. Ecco, perché Cristo ha scelto proprio le donne perché fossero messaggeri della resurrezione, fossero loro a dare la buona notizia. Sì, non è tanto che Cristo l'abbia scelto, è che erano le uniche che c'erano. Mentre i maschi, i discepoli, quelli che avevano detto siamo pronti a morire per te, appena hanno visto da lontano le guardie se la sono svignata, si sono nascosti per paura di fare la stessa fine, le donne no, anche se da lontano, ma da lontano non perché non volevano avvicinarsi, nel luogo delle esecuzioni non era possibile avvicinarsi, ma alla crocifissione ci sono un gruppo di donne che, scrive l'Evangelista, lo seguivano e lo servivano. Questo fatto del servire non ha un significato come quello che gli possiamo dare. E qual è il significato delle donne che sono al servizio di Gesù? In quella cultura le donne erano ritenute gli esseri umani più lontani da Dio. E chi erano i più vicini a Dio? Erano gli angeli, spiriti purissimi, che avevano il compito di servirlo. Ebbene, nei Vangeli le donne ritenute le più lontane da Dio in realtà svolgono la funzione degli angeli, gli esseri più vicini a Dio. Ecco perché sono loro le destinatarie dell'annuncio, portano la buona notizia della risurrezione di Gesù. Ma i maschi naturalmente non ci crederanno perché diranno è vaneggiamento di donne. E come mai, se le donne nei Vangeli hanno assunto un ruolo così importante, questo messaggio poi si è perso nella predicazione di secoli e secoli? Beh, è stato il non aver ascoltato il messaggio di Gesù. C'è l'unico episodio che Gesù chiede espressamente: ovunque sia annunziato il Vangelo nel mondo intero dovete far conoscere questo. Bene, sembra incredibile. Non si legge mai nella liturgia domenicale, che è quella per la maggior parte dei credenti in cui si ascolta la parola del Signore, il Vangelo. Ma com'è possibile? Gesù ha detto ovunque venga fatto conoscere, non si legge mai. Si legge, è capitato quest'anno, ogni volta, ogni 3 anni, nel racconto della passione, ma se si sceglie la parte breve può essere omessa. Perché questo episodio non si legge mai? E ha protagonista una donna, è la donna anonima di Betania che unge Gesù, ma non va confusa, tra l'altro ci sono anche poche rappresentazioni di questa unzione, con le altre due unzioni che Gesù ha ricevuto da donne, quella della peccatrice nominata, che unge i piedi di Gesù in segno di riconoscenza per il perdono dei peccati che sa di aver ottenuto. Non va confusa con l'unzione sempre dei piedi da parte di Maria, la sorella di Lazzaro, in segno di gratitudine per la risurrezione del fratello. Lei, questa donna, in maniera assurda, incredibile per la cultura dell'epoca, osa ungere la testa, il capo di Gesù. Perché questo? Perché lo consacra Messia, ma questa azione di consacrare sulla testa era la funzione dei sacerdoti e dei profeti, era il segno con la quale si consacrava il re, il Messia. Allora l'Evangelista sta dicendo che la funzione della donna nella comunità è di svolgere il ruolo sacerdotale profetico. Ecco perché i discepoli si infuriano con lei, prendono a pretesto lo spreco del profumo, ma in realtà non tollerano che una donna non solo non si metta al loro livello, ma svolga una funzione anche superiore. Ecco, questa era la buona notizia che Gesù diceva: fate conoscere al mondo intero, non se ne fa parola. E non solo non se ne fa parola, ma questo ruolo sacerdotale però vediamo che viene svolto soltanto dagli uomini, insomma, quindi in realtà la Chiesa non ha recepito questo messaggio.
La Chiesa su questi aspetti della donna è molto molto indietro, c'è stata tanta resistenza. In una lettera di Paolo addirittura ci sono due marito e moglie che vengono presentati come apostoli insigni. Non era possibile che una donna fosse un apostolo insigne. Allora da Giunia, come si chiama, viene trasformato in Giunianus, maschile. Non si sopportava. Gesù ha elevato il ruolo della donna, ma la Chiesa fin dagli inizi l'ha relegata al suo posto, quello che, dove la tradizione costringeva la donna. E io vorrei parlare oggi in particolare di una giovane donna, di una ragazza, Bernadette Soubirous, che lei tanto ama, insomma non fa mai mistero di essersi innamorato di questa giovane donna. Ecco, lei sta scrivendo un libro su Bernadette e pare insomma che le cose, diciamo, rispetto alla sua vita e anche al suo carattere non fossero esattamente come ci è stato raccontato. Insomma, questo miracolo di Lourdes in realtà ha connotazioni e avviene anche in un ambiente diverso, insomma, da quello che ci è stato detto. Ecco, ci può fare un po' di chiarezza, insomma, su questa ragazza? Uno dei vantaggi della pandemia, che abbiamo il nostro centro chiuso, è stato quello finalmente di poter mettere mano a un progetto che da sempre ho, lavorare sulla figura di Bernadette Soubirous. Ma non l'avevo mai affrontato perché Lourdes c'ha di bello, di prezioso, che è tutto documentato dal primo giorno. C'era il commissario di Lourdes, una persona straordinaria, il commissario Jacomet, che ha scritto tutto, analizzato tutto, di ogni giorno sappiamo tutto, eccetera. Allora c'era una marea incredibile, migliaia e migliaia di documenti. E già, questo è il problema di Bernadette, che già durante gli avvenimenti, di una stessa frase, di uno stesso gesto, di una certa situazione, ci sono almeno 10 recensioni, 10 racconti. Va a capire qual è il vero, come si fa. Allora, padre René Laurentin, che è stato colui che ha investigato in una maniera incredibile, non c'era il computer a quei tempi, e ha raccolto, un attimo, soltanto per far vedere. Allora, ecco, ha raccolto, allora, sono ben 7 volumi così densi, densi, questi soltanto di documenti. Questi sono altri 6 volumi soltanto di spiegazione dei documenti, un'opera veramente enciclopedica. Allora, quale criterio Laurentin, che era biblista, ha tenuto? È quello biblico. Quando c'è una narrazione, ce ne sono diverse, si sceglie sempre la più breve, perché è accertato scientificamente che poi i copisti amano aggiungere, e poi tra due narrazioni si sceglie sempre la più difficile, perché poi chi narra tende a semplificare. Allora mi sono messo mano a questa opera di tanti tanti documenti, solo che adesso mi trovo a un bivio, perché è stato come smontare un edificio. L'ho ricostruito secondo i piani originali e mi trovo da parte tanti pezzi che avanzano. Che fare di questi pezzi? Già facevano parte della storia, del mito di Lourdes, di Bernadette, ma non erano veri, non sono autentici. Allora ho deciso appunto di eliminarli. Viene fuori una figura senz'altro più spoglia, ma molto più ricca e più a portata di mano. È anche una figura un po' che non si allinea, insomma, con le tradizioni del tempo, insomma, ama ribellarsi, insomma, una ragazza molto moderna. Ma lei praticamente poi è stata costretta a entrare in convento, ma mettere in convento Bernadette è stato come mettere un'aquila in un pollaio di galline, e lì l'hanno veramente massacrata, ma lei ha rivendicato la sua libertà, la sua autonomia. Soltanto un esempio. È possibile immaginare che questa ragazza, che ha avuto il privilegio straordinario di aver visto la Madonna, fiutasse tabacco e bevesse vino? Ma come? Hai visto la Madonna? Fiuti tabacco, bevi il vino. Lei è stata sempre libera, indipendente, è stata una donna autentica.
E quindi che cosa possiamo dire anche alle giovani di oggi? Insomma, può essere anche un esempio di libertà anche per le ragazze contemporanee. Beh, quello che c'ha Bernadette è stata sempre se stessa. Ha avuto pressioni da tante parti, poteva diventare stranica. Forse l'esempio può sembrare urtante, ma l'effetto mediatico di Bernadette a suo tempo è stato pari a quelli, oh, un esempio di una Lady Diana. Era famosissima, le sue foto andavano a ruba. Un giornalista le promise, dice: "Vieni con me a Parigi, tra conferenze, libri, diventerai ricchissima". Lei è sempre stata se stessa, è stata sempre coerente a quello che era, al suo messaggio. Non si è piegata mai a nessun compromesso, e anche se l'ha pagato di persona. E quindi insomma la Chiesa possiamo dire che ha fatto qualche danno insomma, rispetto anche alla figura di questa donna. Ci sono state delle contraffazioni e anche rispetto alle vocazioni forse non si è Fin comportata in dagli inizi i maniera. preti hanno visto l'affare, hanno visto il guadagno. Per questo a un certo momento Bernadette era scomoda a Lourdes e l'hanno spedita a 700 km di distanza a Nevers a farsi suora in un convento, perché fin tanto che era lei a Lourdes era una contraddizione con tutto quell'impianto commerciale che veniva fatto alla grotta. E riflettiamo su questo naturalmente. Ecco, il libro quando uscirà? E c'è ancora tanto lavoro, spero l'anno prossimo per l'anniversario delle apparizioni in febbraio. Allora aspetteremo. Ecco, per tornare, Frate Maggi, anche al tema della morte e della risurrezione da cui siamo partiti, ecco, io vorrei parlare del suo libro, Chi non muore si rivede, che poi è diventato anche un film, Un eretico in corsia, il DVD è uscito proprio da poco. Ecco, intanto a quante edizioni è arrivato questo libro? Il libro è già all'11ª edizione. E se lo sarebbe mai aspettato? No, anche perché è l'unico libro che non pensavo mai di scrivere, perché non è nato come un libro. Pensa, sono proprio questi giorni, 9 anni fa, esattamente, quando sono stato ricoverato in terapia intensiva per dissezione aortica, che io nella mia ignoranza non sapevo cos'era. Cercai, mi sono portato l'iPhone con me, cercai su Google dissezione dell'aorta, lessi malore mortale con rari casi di sopravvivenza. Ho chiuso subito e mi sono messo a scrivere le indicazioni per il funerale. E ogni giorno, per tentare di comunicare, scrivevo la cronaca della giornata. A me serviva per comunicare, poi ricevevo auguri, preghiere che mi facevano tanto bene, ma quando sono uscito dall'ospedale ho smesso. Sono state le persone, alcuni addirittura si sono lamentati. Ricordo una signora che mi scrisse e dice: "Non poteva, padre Alberto, rimanere almeno un'altra settimana, che ci faceva tanto bene questo appuntamento quotidiano". Poi sono state le persone che l'hanno messo insieme e mi dicevano: "Guarda che il libro fa tanto, tanto bene alle persone". Allora ecco la casa editrice, la Garzanti, ha pensato di pubblicarlo. E che cos'è questo libro? Un inno alla fantasia del Padre Eterno, a non disperare mai. Anche nelle situazioni più dolorose, più difficili, c'è la presenza del Signore che, se vogliamo, tutto trasforma in bene. E questo è un messaggio molto importante anche per chi soffre. Ci sono tante persone, insomma, associate all'AMNIL che devono fare i conti con la malattia e quindi è importante, insomma, dare loro fiducia e speranza. Quindi, di questa esperienza cosa possiamo dire che è rimasto in modo che lo possiamo trasmettere proprio a chi è ammalato e ha paura di morire, a chi ha perso una persona cara e non riesce a darsi pace, perché in questo periodo di Covid sono stati tanti lutti nelle famiglie. Di fronte al male, alla malattia improvvisa, ci sono due atteggiamenti. C'è quella della persona, il perdente, cioè la persona che si sente sempre in debitore verso la vita, che quando arriva una malattia si piange addosso: "Ahimè, ci mancava pure questa, tutte a me, proprio questa". E attenzione, è un atteggiamento negativo, perché in questo caso la malattia già al 50% ha vinto. Poi c'è l'altro atteggiamento che invito ad avere, è quella di essere creditori nella vita, a non accontentarsi mai. Ogni volta che il Signore ci offre qualcosa, lo ringraziamo, ma almeno io dico: "Beh, tutto qui potevi fare di più", perché lui può far di più, ma non dipende da lui far di più, dipende da me allargare le braccia ed essere capaci di accogliere quello che mi fa. Allora, quando si è creditori nella vita, si è vincitori, perché ogni situazione, anche la più difficile, può diventare un'opportunità di crescita. Chiaro che io non vado in cerca della malattia, ma già che c'è,
questa malattia, vediamo che cosa di buono, di positivo, di opportunità per la mia vita, per quella degli altri, ci può venire fuori. Se c'è così, sei già vincitore al 50%. Infatti, dopo la sua malattia, lei ha scritto un altro libro che si intitola L'ultima beatitudine, e con questa beatitudine ci si riferisce proprio alla morte. Come mai proprio ha scelto questa formula per descrivere il momento del trapasso, insomma, quando si saluta veramente, questa vita e sì, si va nell'altra? Quel libro era scritto prima, era da anni che avevo scritto questo libro, però non mi convinceva. Io, se una cosa non mi convince, non la pubblico. Ogni tanto lo leggevo, rileggevo, dico manca qualcosa, lo rileggevo. Non capivo cos'è che mancava. Che cos'è che mancava? Che devo fare io l'esperienza. Devo fare io l'esperienza della morte, del morire e di vedere, perché l'avevo scritto in teoria, ma non l'ho sperimentato nella pratica, che il morire può sembrare strano. È il momento più bello della propria esistenza. Il Signore ci viene incontro e non ci assorbe in Lui, ma noi accogliamo il Signore che si fonde in noi, ci dilata e ci fa crescere. Quindi devo fare l'esperienza del morire. Ecco allora il titolo, L'ultima beatitudine. Cos'è quest'ultima beatitudine? È il sottotitolo, La morte come pienezza di vita. È la beatitudine che è scritta nell'Apocalisse, beati quelli che muoiono nel Signore. Che è contrario al nostro modo di fare e di dire. Noi quando ricordiamo una persona che è morta diciamo il povero tale, la povera tale. Invece la scrittura dice no, è beato perché è entrato in quella che i primi cristiani chiamavano la seconda nascita. Non si muore mai, si nasce due volte e la seconda è per sempre. E quindi insomma con questa certezza noi dobbiamo affrontare anche questo ultimo passaggio. Proprio poco prima che la chiamassimo, frate Alberto, lei stava correggendo alcuni articoli perché, a quanto ho capito, Garzanti sta facendo pressioni per uscire con una nuova pubblicazione anche prima del previsto. Ecco, di che pubblicazione si tratta e quando uscirà? Allora, io non ne posso veramente più di sentir dire ormai questi tutti i giorni, non si vede la luce in fondo al tunnel, speriamo di vedere questa luce in fondo al tunnel, e basta con sto piagnisteo, che non è da cristiani. Gesù ci ha detto che noi siamo la luce in questo tunnel, il credente non è colui che aspetta di vedere la luce in fondo al tunnel, Gesù dice voi siete la luce del mondo, allora nel tunnel, nel buio, nell'oscurità noi abbiamo una luce, che è la luce della fede, di sapere che non siamo soli, di un Signore che ci guida, ci segue e ci accompagna, e con questo illuminare la nostra vita e illuminare gli altri. Allora il libro è tutta una serie di riflessioni, di articoli, per vedere gli eventi della vita, della società e della Chiesa, possibilmente in sintonia con lo sguardo del Signore, che tutto quello che vede, vedo quello che è buono. Noi abbiamo uno sguardo inevitabilmente limitato, il nostro orizzonte è angusto, quello del Signore è universale. Qualche titolo di qualche articolo ce lo può anticipare? Che temi tratterà? Stavo correggendo quello sul terrore della Chiesa che dal IV secolo in poi si è imposta con il terrorismo religioso. Basta pensare che per secoli ci abbiamo creduto che Dio, immensamente buono, misericordioso, era capace di mandare all'inferno le sue creature anche per un solo peccato mortale. Ma come? Lui, l'essere perfettissimo, che chiede a noi, esseri imperfetti, deboli, perdonate sempre, lui no, lui se la legava al dito, ma ci rendiamo conto cos'è l'inferno? Tutta l'eternità, non miliardi, miliardi, miliardi di anni, sempre, sempre, per cosa? Per un solo peccato. Ebbene, purtroppo per secoli la Chiesa ha insegnato questo, e questo ha creato nelle persone naturalmente un'angoscia, un terrore di Dio che è il contrario di quello che Gesù ci ha presentato, il Padre che ci ama indipendentemente dal nostro comportamento, perché il suo amore non ci viene dato per i nostri meriti, ma per i nostri bisogni. Ma il catechismo ancora però un po' di terrorismo lo fa. Questi bambini? Basta non mandarli al catechismo. Non ho sentito. Frate Maggi, parliamo un po' insomma del Vangelo di questo mese. Ecco, abbiamo ancora alcune domeniche di aprile davanti. Ecco, i punti chiave della predicazione possiamo anticiparli? Sì, è un Gesù risuscitato che si manifesta ai suoi
e cerca di fargli comprendere che quell'azione, come abbiamo detto prima, di dare la vita per i suoi, non è stata un gesto eroico della sua esistenza, ma la costante sua attività nella comunità. Gesù ci fa comprendere un Dio completamente diverso da quello delle religioni, un Dio che non deve essere pregato, che non deve essere supplicato, perché questo Dio, lo dice Gesù, conosce già ciò di cui avete bisogno. È un Dio che non viene incontro ai nostri bisogni, ma addirittura li precede. Allora questo, ecco, torniamo di nuovo, come abbiamo parlato all'inizio, di questo senso di ansia, di angoscia, di preoccupazione. Questo toglie completamente l'ansia, perché se io chiedo nella preghiera, non ho mai la certezza di aver chiesto nella maniera giusta, di aver chiesto abbastanza, devo ripeterlo. Invece, quando ho la certezza che Dio viene non incontro ai miei bisogni, ma addirittura li precede, io non chiedo più, io lo ringrazio e mi fido. Ecco, un Dio risuscitato che ci chiede fidati e affidati. E quindi questo è il messaggio, insomma, che possiamo dare ai nostri ascoltatori in questa prima chiacchierata che abbiamo fatto insieme, è quello di fidarsi. Vogliamo aggiungere qualcosa? C'è Dio, se possiamo definirlo, è il grande regista della nostra vita. Subito non si vede perché non si capisce. Poi a distanza di tempo si vede come lui aveva previsto tutto, aveva fatto incontrare, aveva incrociato. Allora, quando sai che c'è un regista della tua vita, l'unica cosa è fidarsi, ripeto, fidarsi di lui. Fidarsi di lui significa sapere che ogni evento che incontro nella vita non viene per rovinare il suo progetto, ma grazie a Dio aiuta a realizzarlo, anche gli eventi negativi. Allora questo aiuta ad affrontare la vita in una maniera diversa, come dicevo prima, da vincitori. Dice San Paolo, dopo aver elencato tutta una serie di avversità, ma in tutto questo noi siamo più che vincitori. E Gesù assicura, coraggio, io ho vinto il mondo. Non è una promessa per il futuro. Gesù non promette, dice, io vincerò il mondo. No, io l'ho vinto. Se stiamo a fianco della verità, della vita e della luce, saremo sempre vincitori sulla menzogna, la tenebra e la morte. E riavvolgendo il nastro della sua vita, insomma, da quando lei ha deciso, insomma, è stato colpito, insomma, da un cielo stellato e ha deciso di farsi frate, ecco, lei ha potuto verificare di persona questo. Non si è mai pentito? Fin dagli inizi, fin da quando sono venuto al mondo, vedo che c'è stato un progetto di un grande regista che io naturalmente non capivo, potevo percepire qualcosa, ma che non capivo, non capivano i miei, e lui già aveva previsto, aveva progettato, poi naturalmente stava a me accogliere o rifiutare questo progetto. Allora c'è soltanto da ringraziarlo. Ogni evento, ogni persona incontrata, ogni situazione, anche la più negativa. Io ricordo la prima volta che sono stato in ospedale, avevo 19 anni, venni ricoverato in fin di vita già allora per un'appendice purulenta. Io mi ritrovai in questa stanza d'ospedale. E veramente sconvolto, diceva, io vivevo di ballo, vivevo di ragazze. Vennero ricoverati due giovani sui 20 anni che la notte sono morti per un incidente. Allora ho cominciato a chiedere: ma che vita faccio? Finora ho ballato, ho avuto belle ragazze, tutta qui la vita. E da lì è cominciato un segno di cambiamento nella mia vita. Cambiamento che dura ancora oggi, quindi una promessa mantenuta. Grazie, frate Maggi. A questo punto ci salutiamo, ecco, rinnoviamo l'appuntamento con gli ascoltatori di Radio Amnil per ogni primo lunedì del mese, sempre alle 12:30 su queste frequenze. Buona giornata. Ringrazio. Buona giornata.